Il posto delle parole che ritorna a visitare un castello, ma questa volta, visitando il castello e visitando il parco, noi andiamo a raccontare qualche cosa che in parte abbiamo già raccontato esattamente la stagione scorsa, ovvero a settembre, quando c'è stato un appuntamento musicale al castello di Miradolo. Ed eccoci di nuovo qua per raccontare qualche cosa che succederà ovviamente nel parco del castello di Miradolo, vicino a Pinerolo, esattamente a San Secondo di Pinerolo. Noi, per capire e scoprire in anteprima tutto questo e per suscitare la curiosità dei nostri ascoltatori qui per Il Posto delle Parole, abbiamo Roberto Galimberti. Benvenuto nel Posto delle Parole, Roberto Galimberti. Buongiorno a tutti. Buongiorno Roberto Galimberti, andiamo subito a scoprire allora insieme con lei in che cosa consiste questa novità relativa al 21 giugno, speriamo che cominci l'estate, ne abbiamo tutti quanti molta voglia. Ebbene, ci sarà un concerto d'estate, ma dire concerto d'estate è a dire molto poco, bisogna capire, bisogna vedere che cosa c'è dietro e dentro questo concerto d'estate, perché concerti d'estate ce ne saranno molti ovviamente in questi giorni, ma quello che succederà grazie all'intuito di fantasia musicale e anche molto estetica, perché qui c'è l'estetica che ha una mano importante nel creare l'atmosfera, il concerto d'estate al castello di Miradolo, qual è la particolarità che ha, Roberto Galimberti, visto che lei è una testa pensante, un cuore battente di questa iniziativa di Avant Dernière Pensée? Ma diciamo che è difficile trovare quello che è il cuore di questa performance, di questo concerto d'estate. Forse la cosa che mi sembra più utile sottolineare è il ruolo del pubblico in questi tipi di performance, cioè il fatto che si possa assistere ad un concerto scegliendo la propria prospettiva di ascolto, muovendosi, girando tra i musicisti o sdraiandosi sulla coperta e guardando le chiome degli alberi che costituiscono la cornice di questo importante evento. E siamo, a proposito di questo evento, siamo, l'abbiamo già detto, al castello di Miradolo, a San Secondo di Pinerolo, in provincia di Torino, e più in dettaglio adesso andiamo a scoprire insieme con Roberto Galimberti quali sono gli appuntamenti che attraverseranno veramente il solstizio d'estate. Innanzitutto, provando a rendere il concerto in una dimensione quasi cinematografica narrativa, il pubblico arriverà nella corte d'onore del castello di Miradolo, si troverà di fronte alla grande facciata neogotica e davanti a questa facciata ci sarà una radura di alti tassodi secolari. Questa radura al suo interno aveva in passato un lago che ormai non esiste più. Il perimetro di questo lago sarà il perimetro ideale della sala da concerto appunto della partitura che verrà eseguita e a cui gli spettatori potranno assistere. La partitura che è legata in un certo senso al trascorrere del tempo, al mutare delle stagioni, perché la partitura Music for 18 Musicians di Steve Reich, che di per sé non ha un tema naturale, ma in un certo senso nel suo minimalismo e nella sua strutturalità sembra indicarci che i cambiamenti ci sono sempre, e che molto spesso sono piccoli e non li vediamo, come se ci accorgessimo di loro solo a cambiamenti avvenuti, che in un certo senso è come quando ci accorgiamo che è cambiata la stagione attorno a noi in mezzo alla natura, o anche solo dopo tutti i temporali che ci stanno accompagnando in questo periodo. Ma Roberto Galimberti, prima di andare a comprendere proprio lo sviluppo di questo concerto a cui lei ha già accennato poco fa, lei parlava di Steve Reich. Per chi non conoscesse questo straordinario interprete del senso contemporaneo dell'esistere, oltre che del senso contemporaneo della musica, chi è? È un compositore americano che l'anno scorso, se non vado errato, ha compiuto 80 anni. È uno sperimentatore, diciamo che la musica americana del secondo dopoguerra si è interrogata molto sul suo linguaggio, cercando delle strade nuove, e Reich in un certo senso è un rappresentante di diverse correnti, non solo del minimalismo, di appunto questa corrente che sembra ricercare nell'infinita ripetizione di un'idea musicale la sua micro variazione,
ma anche delle sperimentazioni sonore, l'uso dei microfoni o in un certo senso una via elettronica e sperimentale, si pensa ad esempio a City Life, delle possibilità del suono, perché forse ecco, è come se a un certo punto la musica si chiedesse quanto era ancora suono. Mi piace pensare che Reich, in un certo senso con un'intelligenza incredibile, però non faccia altro che chiedersi questo, la differenza che esiste tra musica e suono. Ed è una differenza sostanziale se ci mettiamo, come diceva poco fa lei, sdraiati in un prato, in questo caso al castello di Miradolo, ad assistere protagonisti di questo concerto, perché non si è solamente a questo punto degli spettatori, ma si è veramente dentro la musica, dentro il respiro di quelle foglie, di quegli alberi, di quel mondo della natura, di quel suono che diventa natura esso stesso. E la parola che ha detto, respiro, è una delle chiavi, esattamente, è una, tra l'altro una parola che indica in partitura lo stesso Reich, perché dice che da una parte c'è una struttura ritmica, l'inesorabile senso del tempo che passa, che nella partitura è in un certo senso incarnato dagli strumenti come il pianoforte, come la marimba, cioè quelli che hanno nella loro natura, se vogliamo, una parte fortemente ritmica. E poi c'è il respiro, che è nella voce, che sia nelle voci umane, dei cori, sia anche negli strumenti ad arco, come se in un certo senso ci fosse quella differenza, quella distanza minuscola ma infinita tra il tempo che noi percepiamo oggettivo e l'esperienza che noi di quel tempo facciamo. Roberto Galimberti, però il pubblico qui, dicevamo, è protagonista in senso assoluto, protagonista perché ha una sua, mi passi il termine, ha una sua solitudine di ascolto, essendo insieme a tutto quanto l'altro pubblico. Questa solitudine di ascolto è per essere ancora più dentro la natura del suono, perché ci saranno delle cuffie particolari che vengono distribuite. Sì, diciamo che ogni partecipante, il pubblico potrà sentire il concerto in cuffia, con un sistema sofisticato di silent system, per cui indossando le cuffie ogni partecipante potrà scegliere la sua stanza sonora. Cosa avviene in cuffia? I musicisti, la partitura in origine è per 18 musicisti, in realtà in scena noi siamo soltanto 5, una marimba, un pianoforte, un violino, un violoncello e una voce, che per l'occasione suonerà anche il tuo piano. Questi strumentisti campionano le idee musicali fino a formare le 18 linee originali, che però si possono sentire soltanto in cuffia, quindi soltanto il pubblico può sentire il totale dell'esecuzione in cuffia, togliendole può sentire i musicisti che stanno suonando, diciamo, in acustico, ma soprattutto togliendole può sentire quello che succede attorno al concerto, perché lo spettacolo sonoro è anche nei suoni di una natura che il 21 si addormenta, mentre il 24 mattina si risveglia. Ecco, veniamo proprio a parlare a questo punto, Roberto Galimberti, di quando succederà esattamente questo evento, perché si parla sempre più spesso gli appuntamenti musicali, gli appuntamenti di spettacolo come degli eventi, quando eventi non sono. Questo ha proprio la caratteristica e la caratura di essere evento, perché diventa veramente qualche cosa di immaginifico, se lo pensiamo nel cuore della notte, sottolineare questa partecipazione musicale del pubblico insieme con i musicisti. Quindi tutto questo, Roberto Galimberti, succederà quando esattamente? Il concerto, diciamo, ha due facce in un certo senso. Il concerto avverrà il 21 giugno nella sua versione serale, quando c'è la sera cede il passo alla notte, e la seconda parte, che in realtà la partitura è la stessa ma il contesto è molto diverso, sarà la mattina del 24 di giugno alle ore 4:30 di mattina, orario scelto perché l'ultima nota del concerto coinciderà con l'alba, e quindi, così come appunto il tramonto cedeva il passo alla notte, così la notte cede il passo al nuovo giorno, è la prima domenica, ci auguriamo, d'estate.
Ci auguriamo sicuramente, altro che Roberto Galimberti, che ne abbiamo bisogno, ne ha bisogno soprattutto proprio questa notte, quest'alba dedicata alla musica, dedicata all'apertura della nuova stagione. Ma approfitto di aver pronunciato la parola apertura, perché la musica di Steve Reich veramente è un'apertura al suo spirito del tempo. Io vorrei ancora soffermarmi insieme con lei, che è musicista, proprio per incontrare con le sue parole, farci comprendere anche solo un accenno di quell'importanza della musica di Steve Reich. Sì, il tempo è un paradigma di fronte al quale non si può scappare da musicisti. Nelle sue declinazioni, per quanto riguarda il senso del tempo, intendendolo come la velocità, provo ad essere il più, spero, chiaro possibile, da dare ad un brano, cioè il suo tactus, sia il suo ritmo, sono due elementi che la musica ha bisogno di prendersi il suo tempo e di prendere e di manifestare il suo compiersi anche nello sviluppo sonoro, in una certa dimensione che è assolutamente propria, che però, se vogliamo, è molto simile alla dimensione con cui noi ci rapportiamo alle esperienze del vissuto. E l'esperienza di questo concerto, che appunto chiamo ogni tanto concerto, ogni tanto performance, perché è difficile codificarlo con una ricetta o con una definizione soltanto, è proprio quanto le persone in un posto bellissimo come il Castello di Mirandolo possano sentirsi parte di un istante infinito che cambia con loro, e loro non possono fare altro che esserne parte, persino più di noi, perché noi musicisti, a proposito di Reich, siamo assolutamente concentrati in una struttura che ha nella ripetizione infinita di idee musicali uno sforzo di concentrazione notevole, per cui in realtà noi siamo più assenti del pubblico alla nostra stessa esecuzione. E a proposito di queste assenze molto presenti, parliamo dei musicisti che saranno anche loro protagonisti con la direzione di Roberto Galimberti. Ce li vuole citare? Sì, Francesca Lanza, soprano e piano, Laura Vattano al pianoforte, Marco Pennacchio al violoncello, e i due marimbisti per l'occasione, per le due sere diverse, Alberto Chiena e Matteo Moretti. Ci tengo a ringraziare in questa occasione anche coloro che sono in scena, non sulla scena, ma i tecnici, perché qui hanno una parte importante. Esatto. Marco Ventriglia, che è l'audio e la supervisione tecnica, Edoardo Pezzuto, che cura le luci, e Giulio Pignatta, che cura l'intermedia, cioè il rapporto tra le macchine che si parlano tra di loro, perché oltre all'aspetto audio delle cuffie di cui si è detto, e quindi tutta la microfonazione, che ovviamente è completamente senza cavi, ci sono degli scenari di luce che mutano i colori degli alberi e dei video che raccontano un'altra natura insieme a quella presente del castello, una natura filmata e quindi una natura virtuale che si manifesta però presente quanto l'altra agli occhi del pubblico. Ho citato l'associazione Avant Dernière Pensée, che da cui nasce questo progetto di estrema attenzione culturale. È un'associazione che lei cura, Roberto Galimberti? Sì, è un progetto artistico, in un certo senso, che nasce nel 2009 dall'idea di cambiare proprio i codici della concertistica, dicevamo a suo tempo. Cioè, proviamo a cambiare ciò che sembra immutabile nel quadro dei concerti. Togliamo le sedie, sparpagliamo i musicisti. Noi musicisti non suoniamo mai nella stessa stanza, ma anche distanti centinaia di metri l'uno dall'altro senza vederci. Quel solipsismo esecutivo, che è la condizione, se vogliamo, normale di quasi tutti i musicisti che studiano da soli a casa prima di suonare con gli altri, la ricreiamo grazie a questa all'amplificazione che ci consente di essere insieme senza vederci. E abbiamo la fortuna di questo progetto, la fortuna di essere nato appunto nel 2009 e di essere un progetto in residence al Castello di Mirandolo, e quindi un progetto che può in un certo senso pianificare, cosa che non succede spesso, la propria crescita e la propria ricerca, il proprio sviluppo. Noi abbiamo due appuntamenti l'anno, uno il 25 di dicembre e uno il 21 di giugno, di concerti che di fatto vanno in scena una sola volta.
perché una delle scelte simile, se vogliamo, alla natura della musica che c'è quando la sentiamo, le nostre produzioni non vengono quasi mai replicate. Questo Reich è un caso particolare, perché siamo alla seconda edizione, perché questo concerto dell'Alba, che sembrava così così strano, diciamo, per i criteri abituali di chi occupa le sale da concerto, l'anno scorso ha registrato un sold out e una lista d'attesa che è durata un anno, e quindi un sacco di persone hanno chiesto l'anno scorso di poter partecipare, e quindi si sono prenotate con un anno di anticipo proprio per vedere quest'Alba nel bosco con noi. E beh, questo è molto bello, che ci si prenoti con un anno d'anticipo. Tra l'altro vorrei ricordare alcuni appuntamenti al Castello di Miradolo, alcuni appuntamenti che anche noi qui per il Posto delle Parole seguiamo di tanto in tanto. Il 21 giugno si rinnova tra l'altro il progetto Invito al Parco, Invito al Castello di Miradolo. Tra l'altro c'è anche una guida sonora che racconta il parco con tutte le particolarità delle piante che per l'appunto che sono presenti. Poi ci sono altri appuntamenti insieme al Castello di Miradolo, immersi tra il verde, la natura, il cinema, il picnic, le visite serali, e tra l'altro poi c'è un calendario estivo anche molto importante che ovviamente racconteremo. Ma noi siamo in chiusura di questa conversazione, visto che lei, Roberto Galimberti, si occupa di musica. Qual è la musica che ha ascoltato oggi? E sto per dire una cosa che spero non la faccia rabbrividire, ma io non sento quasi mai musica, perché suonandola, facendola, molto spesso gli input che mi porta sono diversi. Abitualmente le persone ascoltano musica per rilassarsi oppure per completare la propria visione della giornata. Io quasi sempre cerco di tenere le orecchie aperte, ecco, più che sentire musica, proprio perché la musica è talmente parte forse del mio linguaggio, in un certo senso è il mio posto delle parole, per citare appunto il nome di questa trasmissione, che a volte c'è bisogno di silenzio, soprattutto in momenti come questi in cui stiamo per andare in scena e quindi stiamo per arrivare in un posto dove la musica vincerà sul silenzio. Quindi forse prima di arrivare alla musica penso sempre che sia giusto partire dal silenzio. Perché tutto parte dal silenzio, anche il nostro proferir qualsiasi parola, ogni parola nasce dal silenzio. Ma per chiudere vogliamo ricordare a quale sito i nostri ascoltatori possono far riferimento per saperne di più. Il sito è quello della Fondazione Cosso del Castello di Miradolo, www.fondazionecosso.com. Grazie ancora Roberto Galimberti. Grazie a voi.